Alessandro Balducci, responsabile nazionale del progetto Ricordi di Vita. Un progetto che si rivolge a chi? Qual è il suo target di riferimento? Ma in particolare alle onoranze funebri che sono i nostri clienti storici da sempre, insomma. Qual è il problema? Qual è la domanda che vi siete posti per creare poi questo progetto? Ma l'impresa funebre si sta portando sul discorso web e abbiamo creato un progetto ad hoc che sfrutti meglio quelle che possono essere le potenzialità del web per l'impresa. Nello specifico, quali sono queste potenzialità? Che cosa ha da offrire Ricordi di Vita? Ma in particolare, cioè, ci siamo posti il problema dei due principali vantaggi per quelli che è l'impresa, cioè parliamo della fidelizzazione del suo cliente e quello che riguarda la visibilità, per la quale l'impresa fa difficoltà perché trattando un prodotto, diciamo, un po' particolare, ha difficoltà a proporsi al mercato. Quali sono i canali che sfruttate appunto per rendere possibile tutto questo? Ma fino ad oggi abbiamo sfruttato il web con Google per quello che riguarda l'indicizzazione dell'evento e il ricordo tramite i commenti dei familiari all'interno dei nostri siti. Adesso sta venendo fuori prepotentemente il discorso social, al quale le imprese si stanno affacciando, e sempre con il discorso della dovuta delicatezza con cui si può fare un discorso del genere, ci siamo posti il problema per l'impresa. Per cui abbiamo, come dire, piuttosto che mettere in prima pagina l'impresa in maniera negativa, abbiamo creato noi una testata giornalistica che tratta il ricordo della persona. Noi andiamo a celebrare tramite un redazionale quello che è il ricordo di tutte le persone, non soltanto le persone famose. Ogni persona ha una sua storia da raccontare, e vediamo gli effetti che ci sono sul web, che sono fantastici, per quelli che sono i commenti e le interazioni della gente a questo tipo di messaggio. In questo modo l'impresa può cominciare a comunicare sul social in maniera discreta, in maniera rapida, veloce, dando un grandissimo servizio alla famiglia.